Emilio Manetti nacque a Siena nel 1571. Di origini modeste, il padre svolgeva il mestiere di sarto, i primi anni di vita sono privi di qualsiasi documentazione. Sappiamo però che fu un allievo di Ventura Salimbeni e Francesco Vanni. Fu tra i primi artisti a risentire delle novità di Federico Barocci, da cui il baroccismo, e del tardo manierismo romano, in particolare per quanto riguarda lo studio degli effetti e la resa graziata degli sfumati. Dal 1615 si avvicinò al naturalismo caravaggesco, con cui forse era entrato in contatto durante un viaggio a Roma, realizzando, oltre a soggetti religiosi, tele con temi tipici dei caravaggeschi, come banchetti e concerti. Le sue primissime opere sono da identificarsi intorno al 1597 presso la sala del Concistorio in Palazzo Pubblico. Qui, all'ombra dei suoi due verosimili maestri, Francesco Vanni e Ventura Salimbeni, il Manetti realizzò alcune lunette, un'opera, tra le tante, che testimonia la sua prima adesione al baroccismo e la giovanile tela raffigurante la Madonna col Bambino, San Giovannino e Santa Caterina da Siena. È lui l'autore anche del ciclo di affreschi dell'oratorio di San Rocco nella Contrada della Lupa, con cui Rutilio acquistò una posizione di primissimo rilievo all'interno della città. Durante il periodo della reggenza fiorentina, cioè quando, morto Cosimo II nel 1621, il governo era in mano alla vedova Maria Maddalena d'Austria e la sua suocera Cristina di Lorena, lavorò per la corte medicea. Fu chiamato prima dal cardinale Carlo de' Medici, fratello di Cosimo II, che aveva commissionato ai migliori artisti fiorentini e senesi un ciclo di tele con temi tratti da Ovidio, Ariosto e Tasso per il suo Casino Medicio di San Marco a Firenze. Quasi contemporaneamente, e forse su suggerimento di Carlo stesso, che nel 1623 è incaricato dalla reggente di reperire le tele sul mercato romano, lavorò per Maria Maddalena, per la quale realizzò il dipinto Sofonisba e Massinissa che oggi troviamo agli Uffizi. A Siena si conservano moltissime sue opere. Il suo capolavoro è in genere considerato la tela della Fuga in Egitto del 1621, conservata nella chiesa di San Pietro alle Scale a Siena, opera potente e al tempo stesso armonicamente composta. Rutilio Manetti morì a Siena il 22 luglio del 1639 e fu sepolto nel Duomo. È necessario dire che il Manetti è stato molto trascurato in passato e che soltanto studi recenti lo hanno portato ad una completa rivalutazione da parte della critica, che lo considera oggi, generalmente, come il più valido pittore senese del secolo XVII e sicuramente come uno dei più validi toscani del corrispondente periodo. Egli, inoltre, come del resto altri seguaci del Caravaggio, non si limitò a dipingere opere di soggetto sacro, ma eseguì spesso anche scene di vita mondana, che sono poi considerate tra le sue opere più valide.